Ciao a tutti da Charles, il sempre più barbuto Lirey. Bentornati sul mio canale con un nuovo video e no, non siamo qui per parlare della mia barba. Tanto prima o poi sparirà. Siamo qui per parlare della serie TV della bambola assassina. Questa ovviamente non sarà una recensione perché non ho sufficienti dati relativi da potervi mostrare, anche perché chi mi conosce sa che io di solito parto con i dati relativi, però qualcosa da dire effettivamente c'è. Quindi, un piccolo accenno di trama. Dopo che una bambola Good Guys Vintage emerge nel corso di un mercatino in periferia, la vita di un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos, mentre una serie di orribili omicidi ad opera del Killer Doll iniziano a rivelare le ipocrisie e i segreti dei suoi abitanti. Nel frattempo, l'arrivo di nemici e alleati dal passato di Chucky minacciano di rivelare la verità dietro le uccisioni, così come pure le origini non raccontate della bambola demoniaca. Sì, la trama era un po' corta, diciamo, era più un'introduzione, se vogliamo dire così, alla serie TV, diciamo un po' per far capire più o meno questa serie dove andrà a parare, anche se, diciamo, attraverso qualche Twitter e qualche articolo, perché poi è così che l'ho messa insieme questa trama, diciamo che l'unica cosa che sono abbastanza sicuro che vedremo in questa serie è che si andrà a scavare nel passato del personaggio, quindi da prima che lui diventasse il Killer Doll. E la cosa potrebbe essere interessante perché molte delle cose che prima erano solo scritte, molti punti interrogativi potrebbero trovare risposta in questa serie TV. E la cosa, direi, che mi fa molto piacere. Ci sarà la collaborazione tra David Krishner e Don Mancini per creare questa serie TV. Ci sarà il ritorno di Brad Dourif, che farà di nuovo la voce di Chucky. Grazie al cielo. Una cosa comunque ve la devo dire, qualcosa di molto negativo. Io avevo fatto un video, una reaction al trailer della serie TV della bambola assassina, che mi è stato bloccato in tutto il mondo. Per cosa? Per una traccia audio. Una traccia audio che, uno, non era completa. Due, era anche leggermente mixata. Quindi, io vi dico una cosa. Per il momento quel trailer resta ancora lì. È bloccato in tutto il mondo? Va bene. Ma non lo rimuoverò ancora. E se mai dovessero sbloccarlo, lo metterò nelle descrizioni di questo video. Quindi ogni tanto provate a dare un'occhiata nell'info box. Adesso magari non vi dico di tornare domani, provate da qui a un tot di mesi per sicurezza e vedete se per caso il link vi porterà a un video che si apre, speriamo. Se ci saranno novità magari farò un post nella community o magari metterò qualcosa come commento in evidenza sotto questo video. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio i commenti, tenete d'occhio l'info box e speriamo di poter vedere questa serie TV nel 2021. Ciao a tutti da Charles Lirey.